Partenza da Roma, Zani spalla, destinazione Napoli centrale. Era per me la prima volta a Napoli ed ero affascinato e curioso di vederla e di viverla. Appena usciti dalla stazione, non abbiamo fatto neanche in tempo ad arrivare all'hotel. Eh sì, perché come sapete Napoli è molto famosa per il cibo e la prima cosa che abbiamo fatto è stata proprio quella di andare a assaggiare le famose sfogliatelle napoletane. Prima tappa, ovviamente, salutare San Gennaro, il patrono di Napoli, quindi visita al Duomo e al Museo del Tesoro. Continuando poi la passeggiata, ci siamo trovati davanti allo spettacolo di altri luoghi di interesse. Questo è il quartiere spagnolo, ragazzi, e questa è Piazza Plebiscito. E poi ci siamo ricascati. Ragazzi, veramente buonissimo. Ho notato una cosa qui a Napoli, che il problema non è come mangiare, ma come non mangiare. Eccoci per la nuova tappa, abbiamo appena preso i biglietti per il Mascangioino di Napoli, simbolo e sede del comune attuale. Non poteva mancare come ultima visita il Castel dell'Ovo, famoso per la sua storia e i suoi panorami. E questa è la vista dall'alto, ragazzi. Siamo ritornati in zona centro per andare a cenare da Sorbillo, una delle pizzerie più famose di Napoli, e non so se riesco a farvi vedere la fila